Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Sabato 14 maggio 2016, ancora la buona giornata, quindi a tutti quanti voi il buon weekend, un altro appuntamento con le stelle di Azus e quindi con l'oroscopo giornaliero curato da Azus, il nostro amico e astrologo di riferimento di cartomanti europei. Cartomanti europei, iniziate subito a prendere nota, www.cartomantieuropei.com. Io vi dico che è un centro dedicato alla cartomanzia telefonica prevalentemente, ma non soltanto. Voi attraverso il sito www.cartomantieuropei.com vi potrete accorgere di tanti aspetti in più che riguardano questa grande organizzazione, tra le più grandi, le più importanti e soprattutto tra le più seguite in Italia e non solo in Italia, forse perché si opera all'interno dei cartomanti europei nel pieno rispetto dell'etica professionale, oltre che dell'umanità, la sensibilità e della passione, ma questo diciamo così, ce lo dovreste e ce lo dovrete dire voi. 0773493505 se non avete internet, e noi partiamo invece dal segno zodiacale dell'Ariete per l'oroscopo di questo sabato nel bel mezzo del mese di maggio 2016. Eh sì, una giornata che però per voi amici dell'Ariete può risultare anche un po' monotona, ripetitiva, forse un po' noiosa, no? Perché c'è questa luna che transita nel segno della Vergine, non è proprio il massimo per voi, che sarete alle prese anche con problemi quotidiani che riguardano la casa, che riguardano la famiglia, e quindi non avrete magari troppo tempo da dedicare anche alle vostre passioni, al divertimento, ecco, diciamo così, perché è una luna questa che vi invita ad essere invece sempre attenti, accorti, anche a risolvere i problemi degli altri, dei vostri cari, dei vostri figli, e perché no, del partner. Questa è una luna transito nel segno della Vergine che mette in evidenza anche i dettagli, no? Da mettere a fuoco, le piccole cose che possono sembrare insignificanti e che alla fine invece possono avere una grande rilevanza. Quindi mi raccomando, è una giornata in cui è vietato agire con superficialità. Andiamo al segno del Toro, bellissima luna in transito nel punto più bello del vostro oroscopo, il segno della Vergine, dove c'è anche Giove. È la fortuna ad essere la grande protagonista di questa giornata, coincidenze favorevoli che possono aprirvi le porte sul lavoro, ma anche in amore, ecco, ci possono essere delle coincidenze fortunate, un incontro, una notizia che vi arriva all'orecchio, oppure un invito, o addirittura sarete voi a prendere delle iniziative in questa giornata rispetto ad una persona che vi piace. Poi è una luna che porta anche grande passionalità all'interno delle coppie già esistenti, insomma un giorno da vivere pienamente e con grande soddisfazione. Andiamo al segno dei Gemelli, non è il massimo questa luna nel segno della Vergine, è una luna che vi mette di cattivo umore, che vi rende anche un po' scorbutici, è una luna che crea dei contrasti con le persone che vi circondano, insomma in questa giornata sarete intrattabili, avrete un diavolo per il capello voi amici dei Gemelli, e ogni tanto vi capita, no, di essere così scontenti in questo periodo in cui notate che le cose stentano proprio a decollare per quanto vi riguarda, sia sul lavoro che in amore. C'è sempre qualcosa che non funziona come dovrebbe, c'è sempre un imprevisto dell'ultimo momento e dell'ultimo minuto, e questo chiaramente vi mette di pessimo umore. Ecco, vi metto in guardia per questo weekend, le cose che non funzioneranno a dovere saranno molte, anche nella giornata di domenica, quindi preparatevi, cercate di organizzarvi anche da un punto di vista mentale e psicologico. Poi le cose sono destinate a migliorare nettamente, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte che già in estate, ma da settembre, dall'autunno per voi ci sarà una rinascita clamorosa. Amici dei Gemelli, intanto dovrete fare i conti con questi piccoli imprevisti. Andiamo al Cancro, invece per voi le cose vanno decisamente molto meglio, con una luna assolutamente bella, briosa, fortunata,
e soprattutto piacevole, perché vi rende simpatici, vi rende anche affabili nei confronti delle persone che vi circondano, quindi saprete sempre cosa dire, il momento giusto in cui dire determinate cose. È una giornata in cui starete bene in mezzo alla gente e la gente starà bene con voi. Quindi i rapporti, non solo sentimentali, ma anche i rapporti di amicizia, i rapporti sociali in generale, hanno tanto da darvi. Vi regaleranno anche dei momenti di grande spensieratezza e di grande allegria. Ecco, un consiglio: staccate la spina dal lavoro e dai pensieri che riguardano il lavoro, dedicatevi ad altro, ecco, quello che vi ho detto, alla vita sociale, ai divertimenti, anche agli intrattenimenti, no? La giornata ideale per organizzare, festa con gli amici, ma anche andare ad un concerto oppure concedersi una serata in discoteca a ballare. Andiamo al segno del leone? No, ci fermiamo per la pausa. Io ormai andavo avanti. Ma semplicemente, ma infatti, guarda, ti faccio andare avanti perché oggi è sabato. Sì. Dopo domani pomeriggio, che cosa succede? Anticipo io: consulti privati telefonici dedicati all'oroscopo, al vostro oroscopo personalizzato, tra le 17 e le 19. Sì. Cosa succede, Arthur? Succede che voi che siete all'ascolto potete chiamarmi e parleremo in diretta, ma non in diretta televisiva, in diretta telefonica. Quindi saremo io e voi. E quindi vi darò delle indicazioni sul vostro tema natale, potrete rivolgermi delle domande se avete qualche piccolo problema su cui volete una delucidazione, io sarò pronto a darvi delle risposte, o meglio, io. Le stelle saranno pronte a darvi delle risposte, a me il compito di interpretarle. 0773 49 3505, anche adesso. Ma come, Pasquale, anche adesso? Sì, perché potete prenotare attraverso il centralino uno spazio all'interno di quelle due ore di lunedì prossimo. Quindi non perdete l'appuntamento. L'oroscopo personalizzato, guardate che è una cosa bella, importante, perché è fatto apposta su di voi. Telefonate con la vostra data, il luogo di nascita e, se possibile, l'orario più o meno preciso del momento in cui siete venuti alla luce. Ecco, attraverso questo Azus riesce veramente a fare una bella fotografia al vostro quadro astrale e a elaborare lì per lì il vostro tema natale, ovvero oroscopo personalizzato. Noi si va avanti. Sì. Adesso è ora del leone. Che vivrà un bel weekend, devo dire. Un weekend da dedicare anche ai piaceri della vita, perché no? Ogni tanto bisogna anche lasciarsi andare, amici del leone, quindi concedetevi una cena con il vostro partner, con i vostri amici, organizzate un bel pranzo domenicale, poi ne parleremo chiaramente domani, quando ci occuperemo dell'oroscopo di domenica. Intanto in questa giornata c'è una luna nel segno della Vergine che si avvicina a Giove, che vi rende anche desiderosi proprio di fare un piccolo strappo alla regola, di concedervi qualche piccolo lusso. Quindi non parliamo solamente della buona cucina e della buona tavola, ma anche, che so, farvi un regalo, un gadget tecnologico, un nuovo iPhone, un nuovo telefonino, oppure fare un regalo alle persone che amate, perché sotto questa luna emerge la vostra generosità, la capacità di agire anche per il bene e per la soddisfazione degli altri. È chiaro che questa è una luna che vi darà anche delle bellissime soddisfazioni dal punto di vista emotivo e, devo dire, anche passionale. Andiamo al segno della Vergine, bellissima luna in transito nel vostro segno, si avvicina a Giove, una luna che formerà degli aspetti bellissimi con i pianeti nel segno del Toro, e quindi preparatevi a vivere un weekend davvero entusiasmante sotto tanti punti di vista, iniziando proprio da questo sabato, una giornata in cui sarete veramente sorridenti, io direi luminosi, perché questa è una luna che vi illumina, amici della Vergine, quindi non passerete mai inosservati e quindi avrete a vostra disposizione un grande fascino, che è un'arma, importantissima sia sul lavoro, perché affascinando gli altri è più facile magari ottenere poi delle cose, e sia da un punto di vista sentimentale,
perché questa è una luna anche fortunata, no? E quindi ci sono delle coincidenze fortunate, ma non solo, riuscirete poi a trovare le parole per convincere una persona, oppure per dimostrare le vostre qualità e i vostri sentimenti. Andiamo al segno della bilancia, una luna un po' difficile questa del segno della Vergine, è una luna che ha a che fare con le vostre paure, con le vostre incertezze, con i vostri dubbi che riemergono in questa giornata, a causa anche di questi pianeti del segno del Toro, no? Ci sono delle cose un po' oscure che non riuscite a chiarire nella vostra vita e che comunque vi spaventano e che tante volte non avete nemmeno il coraggio di affrontare. Io vi dico subito che poi i nodi, in un modo o nell'altro, verranno al pettine, amici della bilancia, però in questa giornata voi avrete proprio questa tendenza a voler rimandare, cosa che fate molto spesso voi nella vostra vita, anche se questo Marte alla fine è un Marte coraggioso, un Marte combattivo, è un Marte che vuole darvi, no, questa possibilità, questa chance di vincere una battaglia, eppure sotto questa luna avete la tendenza proprio a nascondervi, a ritirarvi e ad isolarvi anche rispetto al mondo circostante. Andiamo al segno dello Scorpione, bella invece per voi questa luna, parla di rapporti sociali, parla di soddisfazioni anche a livello personale ed è una luna che tende anche a riportare un po' il sereno all'interno della coppia che in questo periodo sta vivendo dei momenti di alti e bassi, no? Ci sono delle dispute infinite con il partner, dei litigi, poi dei riavvicinamenti anche clamorosi, molto belli e molto intensi da un punto di vista passionale, per poi ritornare a bisticciare, a litigare per delle questioni, devo dire, banali in alcuni casi. Però sappiamo che voi siete delle persone che difficilmente lasciano passare delle cose, se anche un piccolo dettaglio non vi sta bene siete pronti a farlo notare, ma in questa giornata però riuscirete ad essere più accondiscendenti, più disponibili e anche un po' più teneri, il che non guasta. Noi siamo qui per merito o per colpa di Cartomanti Europei. Cartomanti Europei, grande organizzazione dedicata alla cartomanzia telefonica, ma non solo, potete vedere da voi stessi anche astrologia, numerologia e se volete vedere ancora meglio e più approfonditamente www.cartomantieuropei.com. È un sito molto ampio che offre ampie visuali su tutti quelli che sono i servizi e le possibilità di affiancamento tra quelli di Cartomanti Europei, noi di Cartomanti Europei e voi che siete lì a guardare questa trasmissione TV, per il disbrigo, per la risoluzione, per l'affiancamento delle piccole grandi difficoltà di ogni giorno, fatto sempre nel pieno rispetto dell'etica professionale, della sensibilità, della passione, dell'amicizia anche in alcuni casi, ci dicono i cartomanti di Cartomanti Europei. Ci sono cartomanti uomini, cartomanti donne, che insomma, potete scegliere a seconda della vostra esigenza. www.cartomantieuropei.com 0773 493505, per chiedere ulteriori informazioni, come credo sia giusto, e per fare anche un primo tentativo, per fare anche una prima esperienza nel caso non vi siate mai accostati all'arte della divinazione. Attenzione, prerogativa numero uno per chi ovviamente segue Cartomanti Europei a partire da questo momento in poi: lasciare il libero arbitrio della scelta finale sempre e comunque nelle vostre mani, ok? Il supporto del cartomante, del numerologo o dell'astrologo deve essere un supporto, un affiancamento, un metodo per vedere il problema, la difficoltà sotto diverse angolazioni, ma poi scegliete voi ed è giusto che sia così. Andiamo avanti, ultimi quattro segni di questo oroscopo per questo sabato mattina. Eh sì, andiamo con il segno del Sagittario, che vivrà una giornata piuttosto confusa, devo dire, perché questa è una luna che crea proprio dei momenti di grande confusione a livello sentimentale, a livello lavorativo. Ecco, potreste commettere anche degli errori di valutazione in questa giornata. È una luna questa che vi porta a perdere facilmente la concentrazione.
anche perché sposta la vostra attenzione continuamente, no? Su tanti argomenti diversi che possono riguardare i sentimenti, le amicizie, possono riguardare anche il lavoro. Allora, quando siete in compagnia del partner, pensate al lavoro; quando siete sul lavoro, pensate all'amore, ai sentimenti, ai nuovi incontri. Ecco, cercate invece di non disperdere queste vostre energie continuamente, concentratevi su un obiettivo e cercate di raggiungerlo in questa giornata, perché veramente questa è una luna dispersiva. Andiamo al segno del Capricorno. Bella invece per voi questa luna, parla di viaggi, parla di scoperte, parla di nuovi incontri, parla di nuove esperienze, parla di occasioni, parla di proposte. È una luna meravigliosa quella che transita nel segno della Vergine, siamo vicini a Giove, in ottimo aspetto con i pianeti del segno del Toro. Certo, questo è un momento estremamente favorevole per quanto vi riguarda, quindi cercate di non perdervi nulla, eh? Cercate di essere sempre pronti a dire un sì. Questo è il momento in cui bisogna saper cogliere le occasioni al volo. E l'amore è il grande protagonista in assoluto, no? Ci sono delle persone che dimostreranno grande interesse nei vostri confronti, se siete single, ma anche nelle storie consolidate, nel matrimonio, nelle convivenze. Insomma, c'è un'atmosfera serena e soprattutto una grande passionalità. L'Acquario. Beh, continuiamo sulla falsa riga dei giorni scorsi con voi, amici dell'Acquario, in attesa che qualcosa si sblocchi. Perché? Perché vi sentite proprio impantanati in questo momento voi. Non riuscite ad andare né avanti né a tornare indietro. È una situazione di stallo, è una situazione che chiaramente vi mette in grossa difficoltà emotiva, psicologica, perché non vedete la possibilità di raggiungere un obiettivo, ma ormai ritenete che non sia più possibile tornare sui vostri passi. Ecco, ma è solo un momento però, attenzione amici dell'Acquario, quindi evitate delle decisioni drastiche in questo momento qui, in cui le cose magari non funzionano come voi avevate preventivato, ma lo sblocco è in arrivo, arriverà lo sblocco tra non molto, e voi poi sarete soddisfatti e contenti delle decisioni che avrete preso nel recente passato. Questo momento vi stanca anche perché ci sono altri problemi che in questo periodo non vi fanno vivere tranquilli, riguardano il partner, l'amore, i sentimenti, i figli, insomma tutta una serie di cose che vi confondono. Chiudiamo con il segno dei Pesci. La luna è opposta, è una luna che parla di sentimenti, è vero, ma questi sentimenti tante volte possono essere pericolosi. Le storie che nascono in questo periodo, è vero che hanno un grande slancio emotivo, passionale, sentimentale, tante belle parole, tante belle promesse, poi bisogna vedere che cosa rimarrà di tutto ciò. Nel frattempo però io mi sento di dirvi, vivetevi le cose così come vengono. Voi, amici dei Pesci, avete bisogno anche di leggerezza, avete bisogno di vivere la vita in maniera un po' più spensierata, ecco, senza andare a cercare la profondità di un sentimento, di una storia e di un amore. Tante volte anche un flirt, no, vissuto così, con slancio e senza pensarci troppo, può rappresentare un momento fondamentale della nostra vita. Bene, è tutto per oggi per quanto riguarda i segni zodiacali, elencati tutti e 12 magistralmente raccontati da Azus. Fissate due appuntamenti, uno prossimo, imminente, lunedì prossimo tra le 17 e le 19, i consulti telefonici privati tra voi e Azus tra le 17 e le 19, ma potete prenotarvi anche in questo momento 0773493505, e poi l'appuntamento del 29 maggio con la Fiera Esoterica di Roma, via Casilina, discoteca Blackout, Fiera Esoterica a cura di Cartomanti Europei. Tanti momenti godibili nel corso di quella giornata, dalla mattina al tardo pomeriggio. Roma, via Casilina, discoteca Blackout, 29 maggio. È tutto per oggi, buon sabato a tutti quanti voi, ci ritroviamo domani.